vi stupirà il fatto che io mi sia impadronito di questa parte iniziale del programma quanto cruciale, ma ciò mi è dovuto perché devo protestare, cari. Devo protestare in un modo vibrante, perché mi hanno promesso di mandare una troupe e invece hanno mandato un babbeo. Vogliamo dirci che era un babbeo? Diciamocelo. Dobbiamo dire, ti mandiamo un babbeo. Uno si prepara e accetta il babbeo. Si calmi, che cosa è successo? Tenga a protestare per le immagini urfide e schifide che sono state mandate da Montezemolo. E questa mattina ho convocato il responsabile di quanto è successo e questa sera deve arrivare qui nel mio ufficio e lo attendo a momenti. Mi ha riempito di X tutta la piazza del paese. Permesso, permesso, eccomi. Salve. Bravo, caro, quando bravo. Il sindaco di Montezemolo chiama, io eccomi, sono pronto. Dove cazzo, hai messo anche una X nel paese? Comunque ti ho chiamato qui perché devo dirti delle cose ben precise. Dica. Allora, innanzitutto dobbiamo mettere a punto una cosa. Tu quando vieni da me devi presentarti come si deve. Io capisco che tu sei una persona, voglio dire, volete trovare la parola esatta, tu sei una persona in gamba. Grazie. Scusa. Io ad ogni modo, se lei si deve lamentare delle inquadrature, io vorrei dire che la colpa è sua, perché lei continua a entrare, uscire, entrare, uscire, entrare, uscire dal campo. Si renda conto che io di campi ne ho 10, di cui uno di inquadratura. E gli altri? Sono campi. Quando uno dice campi, sono campi. Quando uno dice campi, oltretutto sono io che mi lamento delle tue riprese. Lei si rende anche delle riprese obbrobriose, caro. Io ho fatto. Esatto, mi risulta che tu sei stato in Australia, esatto, a riprendere i canguri che correvano. Sì. Nelle tue immagini erano fermi, come mai? Per forza, perché saltavano insieme a me e allora rimanevano fermi. Non dovete dirlo, caro. Lei si rende conto, capaci, scusi, a fare queste cose. Dove lei? Dove lei? Dove lei? Non abbiamo i mezzi, dove lei? Questa diciamo che cos'è? Cos'è questa? Questa è la chiave della città, caro. Ah, è la chiave della città. Vuoi che te la presti? Sì, faccio un giro con la città, le spiace. Mi raccomando, no, mi raccomando, non cercare di beccare mai la serratura al volo, perché sarà un po' un problema. Soprattutto metterla in moto. Poi le tue riprese sono scandalose, sai perché? Perché? Perché quando uno guarda i tuoi filmati, la gente si trova come di fronte a una parete bianca. Sindaco, c'è la pubblicità! Guardatela!